Il matrimonio ha le sue varie fasi che è bene conoscere per poterle gestire al meglio. Intanto partiamo dalle fasi principali, le macro aree, diciamo così, nel quale è diviso un evento come il matrimonio: l'aperitivo, la cena, la torta e il dopo, che di solito è la parte di ballo, che queste potrebbero essere anche in zone diverse a seconda delle scelte, anzi spesso prediligono in ogni spazio qualcosa di diverso. Poi ci sono altri elementi che vanno a completare la nostra serata di matrimonio: il lancio del bouquet, il lancio della giardettiera, il video degli sposi, il video fatto dagli amici degli sposi, gli scherzi, quelli che teniamo da una parte, di cui magari ne parliamo in un'altra occasione. Tutti questi elementi vanno gestiti, perché il DJ è quello che gestisce i tempi. Soprattutto non puoi pensare di svolgere il tuo compito solo alla fine, solo quando poi devi far ballare le persone, perché essendo un evento molto lungo non puoi sperare di arrivare soltanto alla fine. Prima di tutto perché le persone potrebbero essere già stanche, già annoiate, e devi farti valere, diciamo così, fin dall'inizio, ovviamente nei tempi e negli spazi preposti, per poter fare una buona prestazione. Ma non tanto per orgoglio personale, perché da una buona prestazione fin dall'inizio ne va della tua credibilità e anche della possibilità che si inneschi un passaparola positivo e crearti il tuo giro di lavori e di eventi di questo tipo, sia tra chi si sposa e sia tra chi organizza i matrimoni o le location. Considerare tutti gli attori presenti e coordinarsi con loro: fotografi, la cucina, la wedding planner, e utilizzare tutti gli spazi possibili per creare un contesto piacevole e divertente. Parleremo delle singole fasi in modo specifico. Quello di cui mi concentro in questo momento è che, sebbene il momento principale del DJ sia alla fine, certe volte anche per dei limiti strutturali o di orario non puoi rimandare tutto alla fine, al tuo momento, ma devi sfruttare bene anche i momenti prima. Conoscere a fondo tutte le fasi di un evento di questo tipo, che è complesso, soprattutto per tutti gli ingranaggi che si mettono insieme, ti permette innanzitutto di presentarti bene sia ai tuoi clienti che ai fornitori, sia che tu li conosca già o che invece sia la prima volta che ci confronti. Ti permette di fronteggiare qualsiasi situazione si viene a creare, prevedere l'insorgere degli imprevisti ed evitare che si presentino brutte sorprese. Ti permette di ottimizzare e ti permette quindi di tirare fuori il meglio e il massimo da ogni situazione, anche con il minimo sforzo. Ovviamente questo si affina con l'esperienza, perché il matrimonio è prima di tutto un lavoro di regia. È sufficiente talvolta mettere la giusta canzone nel giusto momento per guadagnarsi già la stima degli sposi prima di tutti gli altri. E per buona parte della giornata si tratta semplicemente di essere lì, pronto, con i brani giusti e con il volume giusto, prima ancora che tu inizi a svolgere il tuo lavoro vero e proprio. Conoscere bene tutto quello che succede o quello che può succedere ti permette di giocare d'anticipo, che è una caratteristica fondamentale per fare un ottimo matrimonio come DJ. Continua a seguire i video sia su YouTube che su Facebook, commenta pure qua sotto e alla prossima!